Il miglioramento della rete idrica cittadina resta l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Villa d'Ossola. Pochi mesi fa, Acquanova Aree VCO aveva confermato che sarebbe intervenuta con investimenti per 1,5 milioni di euro. Lo hanno ora ribadito i responsabili della società che con il presidente Emanuele Terzoli hanno incontrato l'amministrazione. Il faccia a faccia è servito alla Giunta Toscana per chiedere il cronoprogramma degli interventi. Villa d'Ossola, dice Toscani, ha problemi idrici da risolvere anche perché in passato non sono stati fatti interventi. La programmazione riguarda i bacini, la riduzione delle perdite della rete e la possibilità di realizzare un pozzo nell'area Saia. In tema di sorgenti va risolto il problema di quella della frazione Madonna in Valle Antrona. Il tubo che porta l'acqua in città è piccolo e andrebbe sostituito con uno più grande, dice il sindaco Toscani. Si tratta di un lavoro che interessa una lunghezza di 13 km, quindi con alti costi. Si sta valutando la possibilità di intervenire. Saranno quindi monitorate le alte sorgenti anche dopo l'intervento fatto su quello di Fontana Verde, dove c'erano continue perdite. L'amministrazione ha chiesto però chiarimenti ed espresso perplessità sul pozzo da farsi nell'area Saia. Secondo Acquanova Aree VCO, il pozzo verrebbe realizzato per essere usato solo in caso di emergenza. L'iter prevede una serie di controlli dell'ASL, verifiche che dureranno circa un anno. Dopodiché decideremo che cosa fare, ha aggiunto il sindaco Toscani.